Cari amici di All For Shooters, indagini penali avviate, conseguenze sul porto d'armi. Interessante sentenza del TAR della Lombardia. In particolare, in questa video lezione vedremo la sentenza del TAR della Lombardia numero 27 del 2020. Come sempre, diamo uno sguardo ai fatti. La materia è il diritto delle armi di pubblica sicurezza. L'ambito è quello dell'avvio di indagini penali e conseguenze sul porto d'armi. Le normative di riferimento di nostro interesse oggi sono gli articoli 11, 39 e 43 del TUPS. Tizio, guardia particolare giurata, si ritrova indagato per il reato di quell'articolo 609 del codice penale. Nei confronti di Tizio scatta immediatamente il sequestro delle armi in suo possesso in quanto, da parte del prefetto, era stato emesso un divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell'articolo 39 del TUPS. Veniva emesso, sempre da parte dell'autorità prefettizia, anche un ritiro del porto d'armi da difesa personale, detenuto da Tizio in virtù della professione svolta. Nei confronti del provvedimento prefettizio, Tizio deciderà di proporre ricorso, avvalorando le proprie ragioni su di un unico motivo. Secondo la difesa di Tizio, infatti, le motivazioni che avrebbero avvalorato il provvedimento del prefetto e quindi quanto ad egli contestato in sede penale non erano nemmeno state minimamente descritte da parte del prefetto e quindi non valutate dall'amministrazione e quindi anche in questo senso non autonomamente e peculiarmente valutate. In sintesi, quindi, queste importanti mancanze da parte dell'amministrazione andrebbero ad integrare un vero e proprio difetto di istruttoria ed un completo travisamento dei fatti. Come dovrebbe ragionare l'amministrazione? Quando si tratta di valutare l'affidabilità di un soggetto, lo sappiamo, l'amministrazione gode di un ampio spazio di movimento, di valutazione autonoma e discrezionale del soggetto stesso e di tutto ciò che riguarda questo. Questo però non significa che un certo reato, per quanto grave sia, come quello contestato a Tizio, debba poi essere connotato e valutato come elemento sintomatico della inaffidabilità di questo. La sentenza che stiamo analizzando si discosta, almeno in parte, rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza pacifica in materia, che sappiamo ha sempre avvalorato e legittimato la possibilità da parte dell'amministrazione di valutare e dimostrare l'inaffidabilità di un certo soggetto anche sulla base di elementi non per forza effettivamente accaduti nella storia personale giuridica del soggetto. In questo caso si potrebbe pensare che sia legittimo da parte dell'amministrazione considerare Tizio completamente inaffidabile in virtù del reato degli contestato, ma invece da parte del TAR, che ha poi dovuto giudicare circa la legittimità di quanto stabilito in sede amministrativa, così non è. L'accoglimento del ricorso. Il ricorso presentato da Tizio verrà infatti accolto da parte del TAR. Vediamo insieme in che modo i giudici hanno ragionato. Si parte in primis dalla necessaria condotta legittima, chiara, specchiata, che deve aver avuto la guardia particolare giurata fino al momento in cui viene autorizzata ad esercitare la professione ed anche e soprattutto dopo che lo svolgimento di questa sia effettivamente iniziato. Leggiamo infatti: la guardia giurata non deve avere riportato condanna per delitto, quale esso sia, e a prescindere dalla natura dolosa o colposa della condotta, e deve essere persona di ottima condotta politica e morale. Sul problema della condotta politica del soggetto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 311 del 1996, la quale ha stabilito come il problema della condotta politica del soggetto non fosse da considerarsi rilevante, dovendosi invece ritenere sufficiente una buona condotta morale e non più una ottima condotta morale. Il TAR, quindi, dopo aver enucleato questo particolare aspetto, sceglie e decide di dare ragione a Tizio, proprio in quanto i fatti oggetto delle indagini non sono stati, da parte dell'amministrazione, adeguatamente valutati, ricostruiti e soprattutto non si è tenuto conto del fatto che l'eventuale colpevolezza di Tizio in ordine a quanto ad egli contestato fosse ancora tutta da dimostrare, e come vi sia da considerare se effettivamente la sola esistenza come fatto storico delle indagini penali possa effettivamente considerarsi o meno come elemento avvalorante di una valutazione in senso negativo.
Semplificando, quindi, il TAR reputa che il semplice fatto che a Tizio fosse stato contestato un certo reato e come sulla base di questa contestazione fossero state avviate delle indagini non sia da considerarsi comunque come elemento in grado di far scattare, per così dire in automatico, una valutazione in senso negativo circa l'affidabilità nel possesso e maneggio di armi.